Chiusura col botto nella prima giornata del Memorial Cristina Varani. La Roma affronta il PSV Eindhoven, sfida particolarmente fascinosa in quanto avvenuta nello stesso giorno della terza operazione al ginocchio a Kevin Strootman. Dopo 9 minuti si intuisce che non sarà una serata fortunata per i giallorossi che al primo affondo colpiscono la traversa con il violento sinistro di Cancellieri. L'avvio della Roma non lascia spazio a repliche per qualità e intensità, ma la fortuna non alberga tra i ragazzi di Mattei che al quarto d'ora collezionano un altro legno con Travaglini. Il primo pericolo portato dall'11 di Hofland si registra a fine primo tempo quando Braff raccoglie un cross dal fondo e calcia chiamando trovata all'intervento salva risultato. Nella ripresa Roma ancora in palla e ancora poco precisa e fortunata tanto che Travaglini centra il terzo legno in serata. I giallorossi accusano il colpo e il PSV alla prima azione offensiva trova il calcio di rigore che deciderà la partita. Colafiori stende Antonisse e dagli 11 metri Madsen realizza il vantaggio olandese. La Roma prova a organizzare una reazione senza però essere incisiva, il PSV controlla con qualche piccolo affanno risolto con grande risolutezza e qualità da Verhoeven. Bravo tra i pali e fuori. La strada per la semifinale si fa subito in salita per la Roma mentre sorride il PSV. Il primo scontro diretto, grazie anche alla dea bendata, ha prodotto 3 punti. Ospite immancabile sulle tribune della Pineta dei Liberti, Bruno Conti, che si è concesso ai nostri microfoni. Ma l'importanza di questi tornei è anche misurarsi quarti in realtà e vediamo queste squadre che giocano anche molto bene, il PSV, ragazzini interessanti, come il nostro gruppo, perché questo è il primo anno di Antonello Mattei che ha preso in mano questa squadra da 20 giorni e che già si vedono dei bei risultati, perché poi è sempre il lavoro settimanale quello che ti porta a far bene alla crescita di questi ragazzi. Io è chiaro che non smetterò mai di fare i complimenti al presidente Antonio Pezzone, perché vedere questi tornei a questi livelli organizzati alla grande, con grandi società, è importante. Pochi giorni fa ho avuto il piacere di conoscere anche la famiglia Varani, per cui è un bambino che gioca qui all'interno del Racing, e cui complimenti a Antonio per l'organizzazione. I will take a ride.